prossima review delle funzionalità dell'app dei robot da 100coseblogspot.com. Allora, ragazzi, intanto in questo mio iPad c'è installata la versione 4.1 appunto per iPad. Questa nuova versione ha migliorato notevolmente la risposta del sistema operativo e in generale tutte le funzionalità di questo prodotto già molto buono. Ma andiamo a vedere. Per prima cosa ci sono i classici multi-desktop dei prodotti Android 1.5. Ho inserito per esempio nel mio desktop Steel, il link a YouTube e Nimbus. Nimbus addirittura adesso è in esecuzione in background, lo vedete nella barra superiore, quindi io sono collegato in chat in questo momento. In più il nuovo audio player e il nuovo video player. Il video player in particolare poi ve lo mostrerò. Ma adesso, per prima cosa, andiamo a vedere come si vede un PDF. Lo andremo a caricare da una chiavetta USB. Chiavetta USB che è collegata a questa porta, cioè quella più vicina al jack 3,5 pollici. Ecco la chiavetta. Allora, per farlo, lo aprirò direttamente da File Explorer che troverete già installato sul vostro iPad. Come potete vedere, di default lui cerca di aprire l'SD card, in questo caso non c'è, ma è sufficiente cliccare su questo tasto per tornare sulla home. A questo punto si deve cliccare su USB 1 per aprire USB e cliccare su 2 luglio 2010, che è il file che adesso vogliamo andare ad aprire. Questo è un file molto complesso che ha sia testo che immagini, con addirittura alcune parti, come vi farò vedere, con il testo diviso in colonne, che sarebbe leggermente scomodo da leggere. Tuttavia, ho trovato davvero piacevole una funzionalità di questo lettore PDF2Go. Ecco, per esempio, questa è la pagina. Io posso tranquillamente zoomare, velocità e reattività incredibile, come lo state vedendo in questo momento. O utilizzare una comoda funzionalità. Si clicca su Impostazioni, quindi si va su Visualizza. E si clicca su a capo automatico. Ecco, da questo momento in poi il sistema renderizzerà il testo in modo che sia un'unica riga, come state vedendo qui. Comodissimo da leggere. Ma andiamo avanti. Adesso, invece vi voglio illustrare la funzionalità web. Proveremo ad aprire la pagina del nostro forum o del blog utilizzando appunto Steel. Ecco, Steel già si è avviato, è velocissimo. Come vedete sembra una pagina bianca vuota perché appunto dà questa possibilità di avere una grafica veramente leggera. In realtà qui c'è un tastino appena percettibile, si clicca e si apre la barra per digitare il sito. In questo momento io sto usando Ultra Keyboard, che è veramente molto comoda. Eccola qui. Ecco, già ho inserito altre volte. Per esempio andiamo a vedere il forum. Blocco le pop-up, così non ci veniamo disturbati dalla pubblicità. Quando la pagina viene caricata, qui nella borra viene mostrata una piccola barretta gialla, non so se riuscite a vedere. Ed ecco qua, pagina già caricata in pochissimi istanti. In questo momento la connessione sta andando veramente bene. E il forum viene renderizzato perfettamente, come sul nostro PC. Anche qui abbiamo possibilità di fare zoom o di scorrere il testo come meglio crediamo. Nessun problema a fare post, a creare nuovi topic, gestire l'amministrazione. Quindi browser pienamente promosso. Purtroppo non supporta Flash, ma quando ci troveremo davanti a un sito che ha dei video, possiamo dire al programma di utilizzare appunto l'applicazione YouTube. Applicazione YouTube che adesso vi voglio far vedere. Allora, nell'app troviamo installato anche Advanced Task Killer, che servirà appunto per chiudere tutte le applicazioni. Sarebbero stati comodi avere dei tasti aggiuntivi che permettono appunto di chiudere le applicazioni, ma specialmente su questo modello è molto importante risparmiare memoria. Comunque, con questa applicazione è comodissimo chiudere e aprirle. Selezioneremo in questo momento di chiudere Steel e anche File Explorer, che pare sia ancora aperto. Kill Selected App.
e procediamo con la nostra recensione. Mi è stata segnalata anche qualcosa di nuovo, andiamo a vedere. C'è un aggiornamento disponibile per il market, ma in questo momento no, non mi interessa. Andiamo avanti. Allora, anzi, prima di farvi vedere YouTube, vi voglio far vedere le funzionalità del video player. Cerco di essere veloce. Apriamo per esempio la principessa e Ranocchio. Allora, la visualizzazione è perfetta. Questo è il nuovo player che dà anche un'anteprima in questa piccola finestrella. Poi si clicca qui per vedere lo schermo intero. Allora, questa nuova versione veramente rende i video fluidissimi. Purtroppo, però, l'audio della classe esterna è veramente basso. Come potete sentire, non si sente assolutamente nulla. Adesso io prenderò un punto un po' più avanti per farvi vedere qualche scena. Ma comunque è fluidissimo, ve lo assicuro. Piacevole e con gli auricolari il volume è davvero alto. Davvero davvero spettacolare. Con questa freccia qui in basso, cliccando qui possiamo alzare il volume, cambiare le prospettive da 16 noni a 4 terzi e così via. O andare avanti oppure andare a prendere i nostri bookmark. In ogni caso adesso usciamo. Vi mostro YouTube, lanciamo l'applicazione da qui, dal desktop. E ricordo che ancora in multitask c'è un inbox e anche lo store aperto che mi ha notificato un aggiornamento. Prendiamo il video più recente che mi è capitato. Non so minimamente cosa ci troveremo a vedere. Ecco, il caricamento del video adesso dipende purtroppo dalla mia connessione wifi, che a momenti è molto veloce e in altri è davvero lenta. Comunque, una volta caricato, il video su YouTube viene riprodotto perfettamente, se non che, come vedete, non viene riprodotto a schermo intero e per ora non sono riuscito a trovare una soluzione a questo piccolo problema. Mentre se i file flash vengono scaricati e seguiti con il player interno, vengono riprodotti a schermo intero perfettamente. Facciamo pausa. Clicchiamo sul tasto menu. Altro. Home page e niente, adesso possiamo uscire e tornare sulla home. Credo di avervi fatto vedere un po' tutte le macro funzionalità di questo prodotto e penso anche le più importanti, quelle che maggiormente mi interessano. Per maggiori informazioni e dettagli, io vi invito a iscrivervi al forum di 100cose.forumfree.it. Questo è tutto, ciao a tutti da Raffangel.